si parla spesso di terraformare un pianeta, cioè di trasformare un pianeta che non ne ha le caratteristiche in un'altra Terra. Bene, questo per adesso con le nostre tecnologie non è possibile. E naturalmente però si fanno delle ipotesi e si vaga con la fantasia, siamo al limite della fantascienza, così giusto per parlare. Della terraformazione di Marte ne ho già parlato e lasciamolo da parte, però è Venere quello che attira la mia attenzione in particolare, per cui quali sono le sfide che sarebbero necessarie per rendere Venere un pianeta simile alla Terra? Venere è un gemello della Terra, ha una superficie solida, ha una gravità molto simile al nostro pianeta, però ci sono alcune caratteristiche che lo rendono assolutamente inospitale. C'è una pressione atmosferica enorme di 91 atmosfere e naturalmente non c'è ossigeno. Inoltre tutta l'atmosfera è ricchissima di anidride carbonica, quindi si crea un effetto serra soffocante e inoltre piove anche acido solforico. Quindi prima di terraformare Venere bisogna risolvere tutti questi problemi. Innanzitutto diminuire la temperatura, ridurre lo spessore dell'atmosfera e rendere l'aria respirabile. Venere è caldissimo proprio a causa dell'anidride carbonica di cui vi dicevo. La prima cosa che bisogna fare è quindi raffreddare il pianeta. Bisognerebbe creare una sorta di ombrello spaziale che blocca tutta la luce solare in maniera tale che si avrebbe un raffreddamento molto rapido di centinaia di gradi. L'anidride carbonica dell'atmosfera si congelerebbe, cadrebbe al suolo e la si potrebbe raccogliere per poi utilizzarne il carbonio oppure smaltirla in qualche altro modo. Un'altra idea davvero fantascientifica sarebbe quella di costruire città galleggianti in alto nell'atmosfera. Si avrebbe bisogno di sorta di fabbrica che riprendono il biossido di carbonio, l'anidride carbonica dall'atmosfera e la suddividono in carbonio ed ossigeno. Il carbonio dovrebbe essere mantenuto magari in strutture di grafene e l'ossigeno diventerebbe il gas che servirebbe per far galleggiare queste città. Con la presenza di molte città si potrebbe addirittura anche bloccare un po' della luce del sole e contribuire al raffreddamento del pianeta. Ma i problemi non finiscono qui, perché Venere ha una rotazione lentissima ed è un grosso problema. Una giornata solare su Venere è di 116 giorni terrestri di lunghezza. Si potrebbe accelerare la sua rotazione con passaggi ravvicinati di asteroidi oppure utilizzare qualche marchingegno spaziale per creare ombra e a sua volta creare un ciclo di notte artificiale. Insomma, terraformare Venere è qualcosa di estremamente complicato e la fantascienza non basta neppure, ci vuole davvero una dannata fantasia per poter immaginare cosa ci vorrebbe per rendere Venere un pianeta molto simile alla Terra. Per Marte è un po' più semplice, ma siamo sempre nell'ambito di una fantasia sfrenata. Vi ringrazio, vi saluto e vi rimando al prossimo video.